Gilda News, siamo alla Lamezia Terme presso il locale Passaparola dove sta per svolgersi una riunione di dirigenti provinciali, RSU e TAS della Gilda Insegnanti assieme al Rosario Cutrupia, responsabile nazionale del settore previdenza e pensioni. Dottore Cutrupia, professore Cutrupia, ci dica lei quali novità adesso in questa legge sono contenute in questa legge finanziaria e perché è qui ad informare i colleghi della Gilda Insegnanti. Le novità previste dalla legge di stabilità per il 2016 sono molto poche e riguardano esclusivamente l'opzione donna, cioè la possibilità per delle donne per poter andare in pensione con 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi. Questi requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre del 2015 per poter accedere al trattamento di pensione con decorrenza 1 settembre 2016. In questo caso devo dire che in effetti la pensione subirà una riduzione notevole, circa del 24-25% rispetto alla pensione che con la stessa anzianità si sarebbe conseguita per pensione di vecchiaia. L'altra novità riguarda invece i cosiddetti salvaguardati, quindi la possibilità di andare in pensione con i requisiti precedenti alla normativa Fornero riguarda il personale che ha usufruito di permessi ai sensi dell'articolo 42,5 della legge 161 del 2001, cioè coloro che hanno prestato nel 2011 assistenza ai figli in condizione di grave invalidità e per questo hanno usufruito dell'aspettativa retribuita fino a un massimo di 2 anni. In questo caso bisogna produrre la domanda di pensionamento all'INPS che è l'ente che poi stilerà una graduatoria a cui potranno beneficiare di questo tipo di trattamento fino a 2000 soggetti che non riguardano solo il comparto scuola ma tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Perfetto, noi la ringraziamo. Un'ultima domanda, giusto sulla legge di stabilità, ci si attendeva il rinnovo del contratto di lavoro. Sabato 28 i sindacati sono scesi in piazza, non solo quelli della scuola, per chiedere il rinnovo. Il governo in questa legge non ha messo molto. Allora, per quanto riguarda il contratto, di fatto nel 2016 non ci sarà alcun aumento, se non poche lire. In effetti il governo ha messo nella legge di stabilità a disposizione soltanto 300 milioni di euro per tutto il personale dipendente dei settori pubblici, che sono circa poco più di 3 milioni di persone, di lavoratori. E quindi praticamente a fare un calcolo approssimativo l'aumento sarebbe limitato a 6-7 euro al mese, quindi una cifra veramente irrisoria che sarebbe stato meglio neanche mettere in legge di stabilità. Chiarissimo, la ringraziamo e buona riunione e buona informazione. Grazie tante per l'attenzione che ha prestato.